Il mio lavoro consiste nel fare la fotografa. Prima di tutto è una passione e mi sento privilegiata a fare della mia passione il mio lavoro. Principalmente faccio still life, quindi oggetti, composizione e lavoro su cose inanimate. E io metto del mio, creo dal niente qualcosa. Quando arriva la foto che avevo in mente, ho trovato quella perla all'interno dell'ostrica. Il caffè è prima di tutto un piacere e poi una pausa. A me piace molto la ritualità dei gesti istituzionali, diciamo così, e quindi anche la preparazione di un caffè ha un suo rituale e si sente la differenza quando assaggi un caffè fatto a regola d'arte piuttosto che un caffè fatto un po' così. Quando mi ritrovo davanti a un oggetto lo guardo a fondo, guardo qual è la parte che lo esalta di più e una volta scelta quella ragiono su come illuminarlo o come appunto tirar fuori il bello da quello che ho davanti. Se io dovessi raccontare il caffè per me, in un'immagine farei un dittico dove c'è una pianta e dove c'è una persona che assapora il caffè e quindi sarebbe un po' come interpretare il frutto della terra. Io non riuscirei a fare niente senza passione, ecco, diciamo ci deve essere qualcosa che nasce da dentro e quindi riuscire a combinare una passione grandissima con quello che è la cosa che ti fa sopravvivere, ti dà del pane, è bellissimo, io lo auguro a tutti. The perfect espresso. Can we recognize the goodness of a cup of coffee when it's served? Here are some of the clues which you can see at first glance. The first thing is the quantity. A perfect espresso should be 25 to 30 milliliters. About half a cup. The crema is a hazelnut color with fine brown stripes. And what if the espresso is not good? The crema might be too light or too dark, with a white button or a hole in the center.